Yeah! Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a 50 like in 2 settimane. Bravi, 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 bravi. Meno male che la serie la volevate voi, perché altrimenti non sarei neanche più andato avanti. E però me lo sono anch'io dimenticato per 2 volte di dirlo. Quindi lo dico stavolta e lo ripeterò tutte le altre volte. Se volete un nuovo episodio di questa merda, voglio 50 o più like su ogni video, perché potrei sfruttare il tempo che uso per ste cazzate per altro. Ok, cominciamo. Allora, aspettate un attimo che già non mi ricordo più. E i Pokémon che... Ah, sì, dimenticavo, dimenticavo. Belli sti sgorbi. Che cazzo è quello? Oh, ok, è la volpe di merda. Cloud Nine City, cos'è? Un'abilità? Belle queste case. Siamo in America per caso? Pronto? Cosa? Cos'è? Cosa? Cos'è questa co cosa? Cosa? Cosa sei? Benvenuto al GSR Summit. Vuoi avere una test bet? No? Va bene, tenlo a mente, adesso me lo segno. Complimenti. Ah, ricominciamo da capo. Che bello. Sono tornato, mamma! Allora, qui non ci entro più manco se mi pagate. Museo dell'antica storia. Dato che ho paura, salvo perché mi sono rotto i coglioni. Allora, c'è il mio riflesso che ha qualche problemino. Vabbè, saliamo al piano superiore. Ah, ecco, devo dire che il movimento è sempre quello. Saliamo le scale in moonwalk, probabilmente, però ci piace così. Ah, ma questo qui è il nostro amico. Ciao, Rocco. Come cazzo ti chiami? Lui? Steven. Ho azzeccato. Oh, ciao. Tu sei... Oh, sei Gigino. Sei un odd sample. Grazie mille per la consegna. Scusami per farti fare il ragazzo delle consegne. Massimo deve averti mandato qua, doveva mandarmi questa roba, ma mi sono perso con un solo Pokémon con me. Aspetta. Aspetta, ora mi è tutto chiaro. E se questa fosse una specie di promozione di Trump, cioè il protagonista ha i capelli biondi e poi c'ha pure il mantello come se fosse un supereroe e suoniamo contro addirittura i repubblicani. E che cazzo sto dicendo? Bella rappresentazione dei repubblicani. Cazzo, sembra un trafficante di petrolio texano. Cosa? Senatore Barack. Allora no, aspettate, ho appena detto una puttanata. Perché effettivamente Trump non doveva essere democratico, non mi ricordo più un cazzo. Vabbè, non mi ricordo, va bene? Adesso siamo addirittura contro il sistema. Questo qui è il gioco perfetto per dei ragazzini di 12 anni, devo dire. E io... Quello lì dovrebbe essere la fusione tra Pikachu e Mew con il cristallo di Luna. Sparisci dalla mia vista! Anche questa qui dovrebbe essere la fusione tra Pikachu e Mew, però, eh. Ah, è vero, sono avvelenato. Ah, ma c'è qui. Così lo catturo. Swirl Poke. Ma. Lo chiamiamo. Così. Oh, alla perfezione. Allora, PC. Depositiamo. Cos'è questa? Cosa sto guardando? Cosa sei? Dio mio, una cellula tumorata? Vediamo un po' che cosa ha di bello questa cosa. Forte! Mega Charizard X e Litten hanno avuto un figlio, immagino. Di qua che cosa c'è? Zap-Tap City. Chissà perché il nome mi fa intuire il tipo di Pokémon in palestra. E
Cosa sta succedendo là dietro? Le case sempre più belle, con dei colori sempre più verosimili, devo dire. Complimentoni. Farò finta di non aver visto. Farò finta di non aver visto. Aspettate, però io mi sto dimenticando di qualcosa. No, ricordo di dover fare della roba, l'avevo detto nell'ultima puntata, però dovrei andare a riprendermi il video, non c'ho voglia, ho altro da fare. Vabbè, facciamo che riguarderò un'altra volta il video e forse al prossimo episodio recupereremo se... Tanto lo so che poi me ne pentirò, lo so, perché sono stronzo, ok? Ma io mi chiedo, ma che cazzo vi costa ricontrollare quello che fate? Cosa vi costa? Cosa vi costa? Vabbè, a sto punto io direi sfidiamo la palestra. Vediamo cosa... che Pokémon uso. Movil City Pokémon Gym, buono così. Shiba, Mistress of the Wind. Oh. Ok. Questo mi prende in contropiede, ma... meglio. Credo. Va bene, andiamo ad affrontarla. No, aspetta. Quindi, quelli che prima... Cosa è successo? Mi ha trasportato in giro. Oh, questa è una cosa intelligente, tipo, fatta quasi bene. Bravo, bravo. Cos'è? Che cazzo sei? Cioè, praticamente questo qui sta volando da fermo. Beh, però questo qui non è neanche malissimo, devo dire. Fantastico sprite, devo dire. Secondo me ci ha impiegato almeno 3 settimane solo per fare i capelli, perché sono fatti così bene che mamma mia. Mamma mia. Ma... eh sì, sei proprio la signorina del vento. Guarda che leggiadria che abbiamo qua. Guarda lì, con la panza là fuori che... Zio Calogero, uguale. Beh, però lo sprite è carino, dai. Cazzo, mi sono dimenticato le pozioni. Oh, cazzo. Ops, sto per resettare tutto. Ah, molto bene, devo ricominciare. Sì, sono proprio un pirla. Cioè, rifaccio tutto velocemente. Però porca troia, Zeffo, i salvataggi. Bene, ci siamo, sono tornato, signorina Capello Strano e signor Walter con la tuta grigia. Stavolta ho anche le pozioni così non faccio puttanate, per esempio. Perché potrebbe essere un'idea. Ho vinto. Non me ne sono neanche tanto accorto. Però va bene. Cioè, bello figo, sto diventando sbroccato. Molto bene, molto bene. Oh, la medaglia. Mi ha dato la Tornado Badge. Va bene, grazie. Quindi prendere TM40. Oh, Aerial Ace. Molto molto bene. E oh, ecco cosa avevo dimenticato. Sono testa di cazzo. Beh, bene, bene. Prossima volta andiamo a battere la seconda palestra. E devo dire che le medaglie sono fatte circa bene. Cioè, oddio, la medaglia di tipo volante è carina. Su questo non, per una volta non ho nulla da dire. Quella a fuoco forse l'avrei rifatta, però vabbè, dai, se ne frega. Dunque, e dato che sono un coglione, il prossimo episodio torneremo indietro a disintegrare, perché ormai saremo 700.000 livelli avanti, la seconda palestra. E poi torneremo indietro, cioè qui, e andremo avanti, insomma, torniamo indietro per andare avanti. Bene, mi sembra giusto e corretto, ma vi ricordo che siete su questo canale di imbecilli.
Quindi penso che ormai l'abitudine ce l'avrete anche fatta. Però adesso io mi chiedo, quel testa di cazzo del creatore si è accorto che si potrebbe andare avanti senza aver vinto una medaglia? Vabbè, rende completamente saltabile una parte. Cazzo, ma questi sono i tileset dell'animazione del mare. Ah, e ricordatevi i 50 like perché altrimenti io non mi muovo. Penso di averlo fatto abbastanza capire.